Mi può spiegare meglio come vanno le cose del ventilatore? Perché mi... dell'elicottero? Scusi, perché a volte... Perché a volte cosa? Stupidaggini! Sì, perché... Sa che cosa diceva mia mamma quando facevo una stupidaggine? Mi prendeva così con un giornale e mi diceva tesoro, se mi crei ancora dei problemi ti mando a vivere sotto i giornali. E cosa voleva dire con questo? E voleva dire, più o meno questo voleva dire: sali subito nella stanza di sopra e non uscire da lì neanche se dovesse cadere il tetto, hai capito? Sali, vola! Santo cielo! Aveva un carattere molto forte. Chi? Tua mamma? No, per niente, meravigliosa, una santa, mai una brutta parola, una minaccia, una lamentela. Qualcuno, che cosa stai dicendo? Un uomo, che cosa? No, una specie di gnomo, di nano, di ragazzino. Ma per favore, come fa ad esserci un nano qui dentro? Ma che sciocchezza, signora Malala, per piacere, non è possibile, no? Ecco, permesso... Dove vai con tutta quella frutta? Per quando mi prende un attacco di fame di notte. Buon riposo. Meno male che vi ho visti io e non la mia delfina. Perché se Delfina ti avesse visto così come stavi con la fruttivendola, sarebbe morta. Così come? Ah, Federico caro, io non sono stupida, sai. Mi vuoi dire cosa c'è fra te e quella ragazza? Non c'è niente, cosa vuoi che ci sia? Come ti viene in mente? Ancora non mi conosci? Sì, certo, proprio per questo, amore mio. Dato che ti conosco, non avrei mai immaginato senti, che tu... No, non mi conosci, non farei mai niente di simile a Delfina, ancora meno in questa casa. Perché ricordatelo, io sono ancora un uomo integro, un uomo... con dei valori e un'etica. Va bene, molto bene, caro. Scusami, non fare così. Io di là ho visto, non lo so, ho visto degli gnomi, perciò posso aver visto qualsiasi cosa, quindi ti chiedo scusa. Ma non vorrai negare che la situazione era alquanto confusa, no? Dipende con che occhi la guardi. Con questi due, amore mio. Io l'ho vista con questi due. Quasi mi fai prendere un infarto quando ti ho vista. Ti avevo detto che il mio capo era terribile. È quello il tuo capo? Sì. Beh, mica mi è sembrato così cattivo. Non lo conosci, se ti becca ci ammazza. Perché sei scesa? Mi scappava la pipì. Sono andata a cercare il bagno, ma mi sono persa. Questa casa è un labirinto. Sì, è un labirinto. Ti ha visto la strega malvagia del bosco? Ma ci siamo salvate. Questo non c'entra niente. Senti un po', questo palazzo è tuo? Magari fosse mio, è di un principe. Non sai com'è, perfetto. Che bello, come nelle fiabe. E tu sei Cenerentola? No, invece sei la fatina buona e pazza che aiuta me e tutto il mondo. Chi è? Sono Maya, mi apri per favore. Che succede? Marty ha avuto un incidente. Che cosa? Non è fatto... in tempo ad arrivare in bagno? No. L'unica cosa che ricordo è che stavo sognando qualcosa di terribile. E mi sono spaventato. Beh, non ti preoccupare. Cos'è successo? Hai letto qualche storia su un mostro? No. Devo sapere se avevi ancora quel negozio di antiquariato. Benissimo, bene. No, non voglio venderti niente, amore. No, sono troppo giovane, certo. No, il fatto è che vorrei trovare un lavoro per il figlio di un mio amico. È possibile? Io credo che possa essere possibile, perché con tutti Flora i Flora non ancora svegliarsi? Ma verrà, lasciala! No, signore, io scoprire e gettare su lei bacinella di acqua fredda. E perché aspetti? Chi va a consegnare questa? Come si dorme bene qui? Ah, amore mio, che buono. Poverino, non si è mosso per tutta la notte. Roberta! Andiamo! Dormigliona, alzati! Ma guarda che maniera di dormire! Alzati, veloce e veloce, che piccoli già pronti per scuola! Ah, questa pigra... io aggiusta lei. Ora Greta, tu, Fede. Ha comprato la paprika che avevo ordinato? Certamente. E dov'è? Io non la trovo. Ah, Antoine, sempre dipendere da povera Greta. Cosa fare giorno in cui non ci essere più? Vivrò in pace.
splendide. Grazie, sono perfette. Senti, ho una buona notizia per te. Per me? Cosa? Mi hanno appena telefonato per un lavoro. Ma un lavoro, scusate se mi intrometto, ma lui ha già un lavoro. Ma che vuol dire gli hanno trovato un lavoro? Chi è che gli ha trovato un lavoro? La puoi finire con questa storia, per favore. Ti devi presentare a questo indirizzo, eh? Ti ringrazio davvero tanto. Vedrai, mamma, riusciremo ad andare avanti. Sì, sì, amore mio, lo so che andrò. Io corro, ci vado subito. Sono contenta. Ciao. Ciao, in bocca al lupo, vita mia. Nico, please, a te avanzano, ti prego. No, Maya, no, smettila, ma per favore. Ma sei un falso. La recita del buon allievo falla con Federico, non con me. Senti, Maya, se ti vuoi sottrarre, fallo, io non ti coprirò, perché non sono come te, capito? Deficiente. Vieni qui. Stavo cercando proprio te. Vieni qui, ora sistemiamo un paio di cosette. No! Dai, Maya, vieni qui, vieni qui! Tesoro, senti, sei di queste parti? No, no, signora, no, per me. Vedi, è che sto cercando la casa di una famiglia con uno strano cognome come... tedesco, norvegese o signora, polacco. Sono giapponese. Giapponese. Ma che succede? La gente è folle, folle, folle. Ora vedete. No, si sbaglia, qui non c'è nessuno. Io non sbaglia di niente, qui esserci qualcuno in letto. No. Non vedi che si sbaglia? Non esserci nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Forse dover usare occhiali più spesso. Beh, bisogna mettere da parte la vanità. Greta. Robertina, dove sei? Sarà andata via. Ciao, Flor. Ehi, ma che ci fai lì? Ho trovato un posto segreto. Scendi da lì se non vuoi cadere. Come fai a sapere che è segreto? Per la sporcizia che c'è, qui non ci viene nessuno. Potrò giocare benissimo. No, Robertina, amore mio, non è possibile. Perché? Starò attenta, non ti devi preoccupare. Senti una cosa. A me piacerebbe moltissimo che tu potessi restare, ma... Ma purtroppo non puoi, perché se ci scoprono ci cacciano a tutte e due. Davvero non posso restare qui? È tutto così bello qui. Sì, avanti, 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 che io l'annuncio subito. Lei mi ha detto che... No, no, io non gliel'ho detto, sono Titina. Titina. Titina Ramos. Titina Ramos. Ma lei già sa chi sono. Ah, bene. Titina Ramos. Ramos. Titina Ramos. Titina Ramos. Buonasera, mi scusi, lei è... Ah, sì. Io? Io sono quella che lei ha fatto arrestare. Sì, ora... Mi ricordo, lei sta cercando Florencia. No. La signora sta cercando me. Benvenuta a casa, Titina. Hai bisogno di qualcosa? Signor Federico, sì? Il signor Mattias. Sì. È qui. Sì. Ah, lo faccio accomodare nello studio e gli dica che vado a fare una doccia e che poi scendo subito. Molto piacere. Vi lascio perché possiate parlare. Ti ascolto. Sono venuta a dirti una sola cosa. Raul te lo regalo, te lo impacchetto col fiocco. Ma non ti impicciare di mio figlio, perché ti riduco il purè. Titina, amore mio, calmati un po', vieni. Siediti, per favore. Io stavo pensando... Oh, tu pensi? Sì, penso. Penso che mi piacerebbe finire questa guerra tra di noi. Vorrei che fossimo amiche, Titina, sul serio. Vorrei che dimenticassimo il passato. E per dimostrartelo, vorrei tanto aiutare tuo figlio Damian. Mio figlio non ha alcun bisogno del tuo aiuto. E rispetto all'amicizia che mi stai proponendo, non farmi ridere, perché non ti credo neanche un po'. Che malfidata sei, Titina. Ma guarda tu. Il fatto è che tu non sai cosa fare, perché Raul non ti fila più. E allora lo vuoi recuperare, vuoi ritornare a lui, lo ami, lo hai sempre amato. Ma basta con questa storia. Non immischiare il mio bambino nel tuo personale conflitto amoroso.
malvagia. Che ha detto quella donna? Mamma?